No. Sì. Ciao a tutti, Dodge Viper GTS, 130.000 euro di auto. Se li avete potete andarla a prendere di corsa. Nuovo video dedicato ad Asphalt 9. Nuovo percorso. Vediamo se mi fanno fare bella figura oppure no. Questa signora auto nel mondo reale. Ci sono altre Dodge. Ok. Allora, dicevo, questa signora auto da 130.000 euro e passa, monta un 10 cilindri a V e non ve ne frega niente, perché non potete permettervela voi questa macchina, neppure io. Comunque 10 cilindri a C, 600 e passa cavalli, di quelli americani, 315 km/h, anche se quali... superiamo abbondantemente da 115 km/h come un videogioco. 8000 passa di cilindrata, 8300 circa, perché in America la benzina ve la regalano. Voi andate lì dal benzinaio e lui vi regala la benzina. Anche se penso che se potete permettervi di comprarvi questa non avete problemi a comprarvi la benzina. È stata una gara velocissima. Finita, vinta, era la Dodge Viper GTS. Già in un precedente video vi ho messo la Dodge Viper ACR, che sarebbe l'evoluzione di questa. In questo caso hanno invertito, la GTS l'hanno messa a livello più alto dell'ACR. Con questo concludo, è tutto. Ci sentiamo alla prossima, lasciate un like, condividete il video e venite a sfidarmi.